Oggi qui all'hotel Piazza Porta Maggiore, Hotel Maggiore, c'è un convegno dal titolo La causa, la situazione in Medio Oriente. Come ne pensi del convegno? E innanzitutto, quali sono le novità? Ma il convegno è un momento importante perché rimette in primo piano una discussione seria su quanto sta succedendo in Medio Oriente e lo fa con una visione più ampia, almeno come Mediterraneo e non con una visione eurocentrica o italianocentrica e quindi che riconduce tutto a quello che accade a casa nostra. È importante anche perché ci sono degli ospiti arabi che hanno fatto degli interventi molto interessanti e oltretutto che hanno fatto capire che esistono visioni diverse da quella che i mezzi di comunicazione ci vogliono imporre ogni giorno e ci hanno fatto sentire voci che invece si cercano ogni giorno di mettere da parte e di offuscare. È chiaro che è un convegno molto partecipato perché abbiamo avuto una presenza di tante donne e di tanti uomini straordinaria ed è anche il segno che la solidarietà verso la resistenza dei popoli del Medio Oriente è possibile farla proprio partendo dall'antifascismo e non è un caso che proprio oggi abbiamo voluto ricordare anche quello che significa il 12 dicembre per l'Italia con la strage di Piazza Fontana. Quindi una visione diversa da quella di Salvini, visto che citavi i mezzi di comunicazione, diversa da Santanchè, una visione, ma diversa soprattutto da quello che ci provino i media, nel senso che tutto si riconduce all'islamismo, alle moschee in Italia. Assolutamente sì, gli ospiti che oggi sono intervenuti dimostrano che un dialogo non è solo auspicabile, ma è assolutamente possibile e che le differenze non sono dovute alla religione. La religione viene usata da alcuni in maniera strumentale, la usa in maniera strumentale l'ISIS per i suoi crimini, la usa in maniera strumentale Salvini, la Santanchè e tutta la loro banda anche in Italia per altri fini. Il problema è capire se si vuole stare con i diritti dei popoli, per le libertà, per lo sviluppo di queste nazioni o se si vuole riproporre nuove forme di colonialismo. Comunque è emersa la responsabilità di Israele anche nei confronti della Palestina e il fatto che la Palestina è al centro della situazione. Certo, noi nel parlare di Medio Oriente vogliamo rimettere al centro la questione palestinese come questione unitaria del mondo arabo e vogliamo ricordare quelli che sono i bastioni in quell'area degli interessi del capitalismo, della NATO e dell'Occidente, quindi Israele con il sionismo e l'Arabia Saudita con questa forma di imperialismo religioso in quei paesi che viene fatto attraverso i petrodollari.